Benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercheremo di allargare lo sguardo sulla comprensione delle cosiddette realtà artificiali, cercando di comprenderne meglio le loro caratteristiche e particolarità. Infatti ci sposteremo nell'ambito dell'arte digitale e interattiva e cercheremo di vedere come queste pratiche si combinano specialmente con l'idea di realtà virtuale. Lo faremo partendo dal pensiero e dalle teorie di Roy Ascott, un artista ed educatore britannico molto importante ma forse poco conosciuto in Italia. Questo video prende spunto da un articolo presentato nel 2000 all'AISIA, ovvero l'International Symposium of Electronic Arts, a firma proprio di Roy Ascott. Come sempre vi lascio il link in descrizione per approfondire. Il titolo dell'articolo è Moist Media, Technoethics and the Three VRs e rappresenta il punto di partenza della riflessione che Roy Ascott ha iniziato verso gli anni 2000 a sviluppare sulle relazioni tra arte e scienza, in particolare in relazione agli sviluppi nel campo delle bio e nanotecnologie. Partiamo con un po' di contesto, ovvero con alcuni dati biografici. Roy Ascott nasce in Inghilterra il 26 ottobre del 1934. Roy Ascott è noto soprattutto per essere un teorico e un pioniere dell'arte interattiva. Infatti, i suoi primi lavori degli anni, diciamo, 60 e 70, come i famosi Change Paintings e i suoi tavoli, introducono l'idea dell'interattività e dell'interazione tra spettatore, partecipante e opera come un elemento fondamentale e costitutivo di un nuovo tipo di estetica. Profondamente influenzato dalle teorie della cibernetica del tempo, Ascott sviluppa una sua idea di arte non tanto come un ambito di espressione personale, quanto come un territorio di ricerca multidisciplinare. Secondo Ascott, un'opera d'arte non è altro che una sorta di esperimento estetico in continua evoluzione, una sorta di generatore di stimoli, che però l'artista non può controllare, ma solamente impostare, crearne le regole base, come se l'opera d'arte diventasse una sorta di ecosistema. Vista in quest'ottica, un'opera d'arte in continuo cambiamento e mutamento diventa un'opera d'arte basata sulle relazioni, quindi un luogo dove vanno a ridefinirsi le relazioni non solo tra spettatore e opera d'arte, ma anche tra spettatore e artista. In questo caso, le relazioni tra i vari, diciamo, agenti di un ecosistema, quindi chiamato opera d'arte, si vanno a modificare attraverso dei continui meccanismi di feedback, proprio come in un sistema cibernetico. Queste idee e riflessioni porteranno Ascott nei primi anni 80 ad essere uno dei primi artisti a sondare le possibilità estetiche dei nuovi mezzi di comunicazione come il nascente internet, attraverso quella che lui chiamerà Telematic Art. I lavori e le riflessioni di Roy Ascott hanno influenzato generazioni di artisti nel campo della media art, che esploderà nei primi anni 90. Infatti, nel 2014, il Festival di Ars Electronica ha insignito Roy Ascott come il premio di Pioneer of Media Art, proprio per questo suo ruolo, diciamo, fondativo in questo nuovo emergente campo dell'arte. Ma Ascott viene anche ricordato per essere stato, diciamo, un pioniere nel campo dell'insegnamento dell'arte. Nei primi anni 60, infatti, aveva contribuito a creare un innovativo programma presso l'Ealing College of Art di Londra. Questo corso è stato estremamente influente per alcune generazioni di giovani artisti britannici e ne ha sfornati alcuni di, diciamo, parecchio famosi, come per esempio Brian Eno o Pete Townshend degli Who. Negli anni 90 Roy Ascott ha invece creato uno dei primi dottorati di ricerca focalizzati sulle arti interattive. Da alcuni anni Roy Ascott ha invece orientato la sua attività di formatore in Cina presso alcuni istituti d'arte e di design a Pechino e Shanghai. Come possiamo capire da questo breve accenno biografico, siamo di fronte ad un artista fortemente interessato e orientato verso la riflessione teorica e interessato soprattutto a creare punti di contatto tra idee apparentemente distanti tra loro, utili però a creare un nuovo territorio di ricerca e di riflessione sull'arte. Il punto più interessante della riflessione di Ascott riguarda una realtà molto vicina, ovvero un mondo nel quale i sistemi virtuali e i sistemi biologici convergeranno insieme,
ma non attraverso l'utilizzo di una particolare nuova tecnologia, ma attraverso un cambio di prospettiva, che sarà guidato dai concetti di immersione e interattività. Come possiamo vedere, l'idea di interattività riveste un'importanza fondamentale nella riflessione di Roy Ascott. Infatti, per lui, l'interattività non è solamente qualcosa reso possibile da un particolare sensore o device, ma è più che altro un concetto che permea la costruzione di relazioni e la costruzione di senso tra vari sistemi. Come dice il titolo dell'articolo che ho citato prima, ovvero Moist Media, Technoethics and 3VRs, Roy Ascott analizza la realtà contemporanea dividendola in tre principali livelli, ovvero tre diverse, come le chiama lui, VR, un acronimo che sta appunto per Virtual Reality, ma che lui cerca di allargare in diversi ambiti. Le tre VR identificate da Roy Ascott sono quindi Validated Reality, ovvero la realtà validata, Virtual Reality, ovvero la realtà virtuale, e Vegetable Reality, ovvero la realtà vegetale. La prima, la realtà validata, è la realtà nella quale siamo inseriti tutti noi ogni giorno. Ascott parla di realtà validata come una realtà definita da uno spazio euclideo, quindi la realtà dell'uomo moderno costruita su principi razionali e quindi misurabile. Sebbene questa sia la realtà nella quale facciamo le nostre esperienze, secondo Ascott la realtà validata ha anche un carattere autoritario, perché ci pone dei limiti, dato che attraverso le sue regole, come per esempio quelle fisiche, naturali e temporali, ci impone dei limiti al nostro comportamento. Comunque, questa realtà è un dato di fatto della nostra esperienza, ma è solo parte di un qualcosa di più grande e le cui, diciamo, barriere e limitazioni, secondo Ascott, dobbiamo cercare di forzare. La seconda VR che Roy Ascott va a definire è la realtà vegetale. Potremmo definire questa realtà come una realtà, diciamo, extraumana, ovvero quella appartenente al pianeta in cui viviamo. Questa è una realtà molto più dinamica e basata sul mutamento e sull'evoluzione, molto di più di quella della realtà validata, e costituita anche da un fitto e complesso network di relazioni tra diversi elementi. La realtà vegetale è quindi molto diversa dalla realtà validata, ed è un particolare tipo di realtà con la quale noi facciamo sempre più fatica a relazionarci e a metterci in comunicazione. Anche se, secondo Ascott, molte culture e tradizioni hanno fatto vedere come attraverso l'utilizzo di piante e erbe dalle proprietà psicoattive ci sia la possibilità di mettersi in comunicazione con questo tipo di realtà. Però questo è uno dei tanti modi possibili per forzare, diciamo, le barriere della realtà validata. Un'altra possibilità è quella della terza VR, ovvero quella che Roy Ascott chiama come realtà virtuale. La realtà virtuale è, secondo Ascott, non tanto una tecnologia, quanto una possibilità, un ambiente, un concetto che racchiude in sé diverse esperienze, come l'immersione sensoriale, la telepresenza, la connettività e soprattutto l'interazione con sistemi e mondi liberi dalle limitazioni della realtà validata. È proprio in queste caratteristiche, come l'immersione e l'interattività, che Ascott vede una convergenza tra la realtà virtuale e la realtà vegetale, ovvero come due modi apparentemente distanti ma molto simili per forzare la realtà validata. Quello che Ascott registra quasi oltre 20 anni fa è una sempre maggiore confluenza tra il mondo biologico e il mondo digitale, tra quello degli atomi e quello dei bit. Questa sempre maggiore unione tra elementi biologici e elementi digitali andrà a creare quella che Ascott definisce come cyberbotanica, ovvero come un ambiente, una realtà nella quale emergeranno sempre più, diciamo, sistemi ibridi che andranno a ridefinire la nostra idea di naturale e artificiale.
Come infatti la realtà virtuale e i sistemi immersivi diventeranno sempre più parte della nostra quotidianità, sempre di più noi tenderemo a relazionarci a questi sistemi come naturali, ovvero come parte del nostro ecosistema di relazioni e attività quotidiane. Quello che prima consideravamo come artificiale diventerà naturale e, secondo Ascot, all'opposto, cominceremo a trattare come artificiale tutto quello che prima invece consideravamo come naturale. Questo è uno dei risultati dell'avanzamento delle bio e delle nanotecnologie, che permettono per la prima volta agli esseri umani di interagire con gli elementi costitutivi della materia e della vita, come quasi facciamo con le informazioni digitali o con gli ambienti virtuali. Pensiamo per esempio a tutto quello che è reso possibile da sistemi come il microscopio a effetto tunnel oppure a tutte le tecniche di editing del genoma umano. Ovviamente lo sviluppo di queste tecniche avrà un grosso impatto sulla nostra società e sulla nostra vita. L'aspetto che però più interessa Roy Ascot e che descrive nell'articolo citato è il modificarsi del rapporto tra arte e scienza e soprattutto nel modificarsi del ruolo dell'artista in una società e in un mondo sempre più caratterizzati da una convergenza tra la realtà vegetale e la realtà virtuale. Fermiamoci un attimo però. Perché sono ben cosciente che quando si mette in mezzo la parola arte si rischia di creare un bel casino, soprattutto perché ognuno di noi ha la sua idea di cosa sia o non sia arte. Quindi mettiamo da parte la nostra idea o quello che pensiamo di che cosa sia l'arte e andiamo a vedere nello specifico che cosa è l'arte per Roy Ascot. Secondo Ascot, l'opera d'arte non è tanto un oggetto o una performance, ma è più che altro un framework, un ecosistema, una situazione nella quale si creano e si scatenano dei processi comunicativi e di relazioni tra i vari agenti che partecipano alla fruizione di un'opera d'arte, ovvero lo spettatore, l'opera d'arte e l'artista. Non stiamo parlando quindi di un'arte di tipo tradizionale, di rappresentazione, come potrebbe essere un quadro che rappresenta un paesaggio o una scultura che rappresenta una persona, ma non stiamo parlando nemmeno di un'arte puramente concettuale. Stiamo parlando invece di un'arte interattiva che promuove la partecipazione attiva di chi ne fruisce. Quindi, per ritornare al nostro discorso, in questo panorama di grosso cambiamento tecnico-scientifico, secondo Ascot, il ruolo dell'artista si andrà a riconfigurare, perché non sarà più limitato ad intervenire e ad interpretare un determinato tipo di realtà attraverso una rappresentazione o una riflessione concettuale, ma l'artista andrà a intervenire invece nell'interstizio che si creerà tra la sovrapposizione della realtà vegetale e della realtà virtuale. Secondo Ascot, questo cambiamento sarà evidente soprattutto per quanto riguarda le tecniche di creazione artistica. Infatti, secondo lui, le tecniche sviluppate dagli artisti digitali e interattivi si andranno sempre di più a sovrapporre alle tecniche sviluppate nei laboratori di ricerca di bio e nanotecnologie. Questo cambiamento nelle tecniche di creazione artistica avrà un impatto su qualcosa di mai visto prima, ovvero creerà la possibilità di passare dall'immateriale al materiale. Pensiamo per esempio a tutte quelle tecniche e tecnologie come per esempio il cosiddetto bioprinting, che permette la creazione di tessuti viventi partendo da dati e modelli digitali. Quindi il nuovo campo di attività dell'artista digitale non sarà più limitato solo ai pixel, agli schermi e al codice o all'elettronica, ma invece si espanderà e includerà quello della vita, delle proteine, delle molecole e degli atomi. L'obiettivo dell'artista digitale sarà quello, quindi, di ricercare e sondare nuovi modelli di comunicazione tra questi diversi tipi di realtà, quindi tra la realtà validata, la realtà virtuale e la realtà vegetale. Roy Ascot ne deriva che avremo sempre di più a che fare con nuove tipologie di media, media intesi come appunto estensioni dell'umano, e uno di questi lui lo definisce come moist media, ovvero media umido, in contrapposizione ai media che potremmo dire asciutti, ovvero quelli digitali ed elettronici.
Secondo Ascot, il Moist Media prende le caratteristiche sia della realtà virtuale sia della realtà vegetale e le fonde insieme, creando un media trasformativo, un media caratterizzato dal continuo mutamento e dalla continua evoluzione. Il Moist Media rappresenta quindi un nuovo tipo di media che unisce l'artificiale al naturale e che ci permette di ricreare e riconsiderare le nostre relazioni con il mondo e la tecnologia. In quest'ottica, quindi, gli artisti che lavoreranno sui cosiddetti new media non saranno quelli che lavoreranno sui sistemi solamente digitali, ma anzi saranno quelli che si occuperanno di moist media. Ma voi vi chiederete, che cosa c'entra questo con la realtà virtuale, con le realtà artificiali, con le tecnologie di cui parliamo in questo canale? Quello che sottolinea Ascot è che il contributo di quello che noi definiamo come realtà virtuale non è tanto in una serie di tecniche o di prodotti, ma quanto nell'aver introdotto le idee di immersione e di interattività nella cultura contemporanea. Perché appunto ciò che è importante nei sistemi di realtà virtuale non è tanto il controller, il display, ma bensì il processo. Come processo intendiamo non solo il processo di fruizione di un contenuto e di un'opera, ma anche il processo di creazione di questa. Attraverso l'interattività, l'ambito della creazione di un'opera d'arte non appartiene più quindi solamente all'artista, ma anzi lo spettatore, che anzi diventa partecipante, diventa coautore di quest'opera e quindi va a sottolineare che, diciamo, il messaggio, il significato fondamentale che sta alla base di ogni opera d'arte interattiva è solamente l'esperienza. Per Roy Ascot, un sistema interattivo e immersivo è un sistema generativo in continuo cambiamento, dove il senso si crea attraverso la creazione di relazioni tra i vari attori, quindi tra, per esempio, l'ambiente e chi ne è inserito al suo interno. Da questo punto di vista non c'è molta differenza tra interagire con un sistema di realtà virtuale o con la realtà vegetale. Quello che però Ascot evidenzia è che siamo in un momento di passaggio, ovvero un momento nel quale le tecnologie immersive non saranno più limitate quindi ai mondi virtuali, ma si andranno a espandere a mondi ibridi che ci permetteranno di provare e fare esperienza di nuovi tipi di relazioni e di comunicazione tra diversi sistemi viventi. Dato che la vita biologica sarà sempre di più modificabile, quasi come un oggetto o una simulazione virtuale, questo darà un nuovo status, un nuovo ruolo all'idea di immersione e di interattività, che entreranno quindi sempre di più, sempre più vicini all'interno del concetto di vita, che sia questa simulata o diciamo umida. Infatti Ascot propone che a questo punto non dovremo più parlare di tecnologie interattive e tecnologie immersive, ma di tecnologie dell'intimità. Intimità perché attraverso i nuovi media, quelli che Ascot chiama come moist media, il focus si sposterà nelle relazioni più intime, più personali tra noi e una realtà virtuale, tra noi e la realtà vegetale, tra noi e le realtà ibride che ne scaturiranno. Per Roy Ascot il tema dell'intimità sarà quindi il tema fondamentale su cui dovrà ruotare la ricerca degli artisti del prossimo futuro. Il ruolo dell'artista sarà quindi sempre di più quello di creatore di processi ed esperienze nelle quali si possa esplorare sempre di più queste nuove relazioni intime tra materiale e immateriale, tra digitale e biologico, e che quindi ci permetteranno di ridefinire ulteriormente le nostre relazioni tra noi e il mondo, tra noi e noi stessi, tra noi e una realtà che cambia. Parlare di tecnologie dell'intimità ci permette di allargare un po' il discorso. In questo modo possiamo vedere i sistemi interattivi ed immersivi non tanto caratterizzati da una particolare implementazione di una particolare tecnologia, ma come invece implementazione di un particolare processo di tipo comunicativo.
In questo caso, la tecnologia si configura solamente come un facilitatore, qualcosa che aiuta lo scambio di informazioni tra realtà diverse, ma che non va a definirne l'esperienza. Sebbene il discorso sviluppato attorno all'idea di Moist Media da parte di Ascot possa sembrare, come dire, post-umano, e forse un po' lo è, allo stesso tempo però è un'importante riflessione su come invece possiamo umanizzare le nuove tecnologie. Interagire con altre realtà diverse dalla nostra, ovvero la realtà validata, ci dà la possibilità di comprendere meglio come le nostre azioni, i nostri pensieri, hanno un impatto su altri sistemi, su altre realtà. I concetti di feedback e di auto-organizzazione, che sono caratteristici non solo dei sistemi di realtà virtuale, ma anche delle realtà vegetali, diventano quindi importanti per comprendere meglio chi siamo, cosa facciamo nel mondo, come ci poniamo di fronte ad esso. Come possiamo influenzare un altro sistema, un'altra realtà? Come ci relazioniamo con questa? E soprattutto, come ne veniamo cambiati da questa nuova relazione? Come vivremo questa nuova dimensione di intimità tra virtuale e vegetale? Qual è il ruolo della tecnologia nella definizione di nuovi tipi di esperienze e quindi di cultura e di estetica? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Se siete interessati ad approfondire l'argomento, vi lascio in descrizione il link all'articolo che ho citato durante il video e al keynote di Roy Ascot all'Ars Electronica Festival 2014. Se volete rimanere aggiornati su nuovi video e pubblicazioni, vi chiedo di iscrivervi al canale e cliccare sul simbolo della campanella. Grazie di essere arrivati alla fine e ci vediamo al prossimo video.